Buongiorno, oggi nel mio nuovo angolo per le mie selfie ricette, con il mio grembiulino perché devo friggere e non mi vorrei sporcare. Oggi facciamo delle polpette di mozzarella, una cosa semplicissima, sfiziosa, che ho mangiato a casa di un'amica, mi sono piaciute e quindi le sto provando a rifare. Mi doterò del Bimby per frullare 150 g di mozzarella. Io avevo della mozzarella che mi era rimasta dalla pizza, usate quella per pizza che così butta meno acqua, metto dentro, poi un po' di prezzemolo, un uovo, un po' di pangrattato, andate un po' a occhio, direi una cinquantina di grammi, un pizzico di farina, un po' di sale, un po' di pepe. E andiamo a frullare. Eccomi qua. Adesso metto il composto in una ciotola e amalgamo ancora un po', se occorre, con un po' di pangrattato. Ricordiamoci che è mozzarella, quindi dobbiamo strutturare bene l'impasto, altrimenti in padella diventa una mozzarella sciolta. Allora, il composto mi sembra abbastanza corposo, vedete, molto bello anche da maneggiare. Faremo delle polpettine e le andiamo a passare nella farina e friggere. Voilà. Io le ho fatte per due, perché siamo io e mio marito, perché i miei figli, figuratevi se li mangiano le polpettine di mozzarella. Ci proverò, ma non ho grandi speranze, quindi ho messo 150 g di mozzarella, voi ovviamente mettete raddoppiato e triplicato, dipende quanti siete. Andiamo, ci trasferiamo ai fornelli, io utilizzo olio extravergine d'oliva, una dose bella abbondante, non saranno ad immersione, magari mi lavo anche le mani. Allora, io ho messo a scaldare l'olio e siamo pronti per mettere le polpettine. E aspettiamo la cottura. Giriamo le nostre polpettine, guardate che sono belline, sono troppo carine, no? Saranno anche buonine da mangiare, anzi vi posso garantire che sono buonissime da mangiare per chi come me ha una passione sconsiderata per tutto ciò che è formaggio e fila. Quando qualcuno mi dice io non posso mangiare i formaggi, io me lo bacerei perché direi quanti chili risparmiati. Le ho raggruppate tutte insieme e messe un po' di lato per farle cuocere in modo omogeneo anche nei laterali, perché essendo un po' alta i laterali potrebbero rimanere un po' più chiari. Si cuociono ugualmente, però così vengono belle compatte. Prendo un po' di carta per assorbire l'olio e le tiriamo fuori. Pronti? Io sì. Voilà. Rien ne va più. Le jeux sont faits. Guardate che carine. E adesso ve le presento e le apriamo insieme. Uno dei miei piatti preferiti. E impiattiamo queste bellissime polpettine di mozzarella. Mettiamole come se fosse un fiorellino, guardate, così, 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 e adesso ne apriamo una. Sono caldissime, però filano, eccezionali, è un antipastino. Come vedete, velocissimo, sfiziosissimo, e ve le regalo. Io e le mie mozzarelline vi salutiamo e ci vediamo alla prossima selfie ricetta. Ciao!